Un recap veloce dei preparativi di quella che sarebbe stata la futura arena per la mia colonia di formiche Crematogaster scutellaris. Preparazione del fondo di gesso, terra sterilizzata, posizionamento del pezzo principale, la radice di legno, e qualche foglia secca. Col inserimento del tubo che collega i due setup, comincia ufficialmente il trasloco. L'inquadratura mostra le differenze in termini di dimensioni delle due arene. Quella in cui sono state finora è di 40x40 cm, mentre l'arena futura è lunga il doppio, cioè 80 cm. L'arena vissuta dalla colonia si presenta ovviamente sporca e ingestibile per la quantità di formiche presenti, per non parlare del fatto che hanno scavato anche sotto lo strato di gesso di pochi millimetri. Approfittando delle temperature miti e della moderata attività delle formiche, ho fatto questo cambio di setup per presentare una sistemazione più gradevole che alcuni di voi hanno visto dal vivo in occasione dell'evento di Entomodena. Attacco il tubo e partiamo con il trasloco. Posiziono una scheggia di legno per agevolare le formiche l'accesso al tubo. Nel giro di qualche minuto si iniziano a vedere diverse formiche indirizzate verso il tubo, alcune trasportano della prole tra le mandibole. Il trasloco forzato è stato fatto per una questione di mancanza di tempo. Se le avessi lasciate fare da sole sicuramente ci avrebbero impiegato molti giorni, ma io la settimana seguente queste formiche le ho portate a Entomodena e quindi... Come si può vedere, queste furbette hanno colonizzato anche la parte sottostante del nido. Non è passata nemmeno mezz'ora e già il messaggio della nuova posizione del formicaio è stato recepito da tutte le operaie che si accalcano freneticamente verso il tubo. Vista la rapidità di reazione di queste formiche, non c'è da stupirsi che si stia diffondendo ovunque. Pezzo forte del setup, ovvero il tronco preso for free sulla spiaggia. È già stato preso di mira dalle operaie, ed è proprio grazie al legno e al commercio tra i vari paesi europei che questa specie è riuscita ad espandere il proprio areale di distribuzione arrivando a coprire un territorio che comprende Europa settentrionale, Nord Africa e parte del Medio Oriente. La differenza delle dimensioni tra i due nidi è assolutamente palese, ma già so che loro preferiranno il tronco. Il trasloco è iniziato, ma parte della prole è stata ammassata nel tubo che collega i due setup. Evidentemente per loro è un ottimo rifugio temporaneo, visto che è uno spazio molto stretto e confortevole, tanto da averci portato la covata che era sotto il formicaio, permettendo loro di traslocare in più riprese. Il grosso delle operaie sta esplorando il tronco, ed è lì che andranno ad alloggiare, ignorando quasi completamente il nuovo formicaio in legno che gli ho fornito. Molto probabilmente parte della colonia si è trasferita nel tubo di collegamento e nel formicaio nuovo solo perché il tronco non è ancora pronto ad alloggiarle. Queste formiche sono incredibili, non hanno affatto perso tempo, tant'è che si possono già vedere le prime operaie che escono dai buchi trasportando fuori detriti. E mentre loro sgobbano, io faccio la parte del pensionato che guarda nel cantiere e fa commenti sul lavoro. Non c'è che dire, me la sono proprio tirata questa volta. Sapevo che sarebbe successo, ma l'ho fatto lo stesso. Ho offerto loro la possibilità di scegliere tra un formicaio artificiale e un pezzo di legno, pieno di insenature con centinaia di piccoli fori, rifugi e gallerie da scavare piacimento. Ho offerto loro un parco divertimenti dove potranno nascondere regine e prole che, ahimè, non vedremo più. Siamo al secondo giorno di trasloco e la quantità di prole nel tubo è visibilmente diminuita. Resto sempre sorpreso nel vedere quanto può essere prolifica una singola regina di questa specie. Mi sa proprio che dovrò cercare di fare qualcosa per indurle a spostare tutta la covata all'interno della nuova arena. La vecchia arena è quasi del tutto deserta e questo è un buon segno.
Al contrario, nel nuovo setup, le operaie sono sempre più attive e si muovono incessantemente spostando covata, trasportando detriti ed esplorando in lungo e largo. Il nuovo nido è stato adibito a rifugio temporaneo e dal suo interno sono presenti solo parte della covata e il numero di operaie necessari a prendersene cura. Tutte le altre, invece, sono al lavoro o già dentro al tronco. A questo punto non mi resta che aspettare e osservare come procede la migrazione. Impressionante vedere quanto materiale è già stato scavato in appena 2 giorni di tempo. Le formiche lavorano a pieno ritmo e si sono concentrate in diversi punti del tronco. Al terzo giorno c'è ancora un gran via vai di formiche. Formiche che vanno verso il nuovo formicaio e poi tornano indietro, altre che vanno verso il tronco, altre ancora che spostano la prole senza una meta precisa. C'è ancora parecchio caos e le larve e le uova all'interno del vecchio nido sono ancora tantissime. Ci vorrà ancora qualche giorno per finire e tornare ad una situazione di normalità. Nella vecchia arena sono rimaste indietro pochissime formiche e il tubo è deserto. Approfitto di questa occasione per staccare il tubo di collegamento e chiudere l'ingresso con un batuffolo di cotone. Non mi piace l'idea di lasciare indietro delle operaie, quindi procedo a recuperarle con l'ausilio di un paio di pinzette entomologiche e le riunisco alla colonia. Questa colonia è stata presentata all'evento di Entomodena qualche giorno dopo la realizzazione di questi video e alcuni di voi l'hanno anche vista dal vivo. Al solito, se il video ti è piaciuto lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.